dichiara Milly Carlucci della nuova edizione del programma. E adesso vi parliamo di Milly Carlucci, la storica conduttrice Rai che sta per dare il via alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, che inizierà a partire dal 21 ottobre ovviamente, su Rai 1. La stessa Milly Carlucci ha quindi parlato di quello che vedremo nella prossima edizione al settimanale Chi, e ha dichiarato che spera la sua migliore edizione di sempre con il miglior cast di sempre. Dichiara Milly Carlucci della nuova edizione del programma. Lo spero davvero. La strada è ancora lunga, ma non c'è gioia più grande di vedere finalmente completata l'opera che ho progettato per un anno intero. A 20 giorni dalla fine ero già sulla nuova edizione e appunto me lo auguro che lo sia. Hanno tutti una carriera interessante e attraverso loro proveremo a raccontare il mondo che c'è fuori. Sarà la stagione delle storie, del sorriso, del divertimento, ma anche dei ricordi e della commozione. Racconteremo traguardi, successi, gioie, incertezze e fragilità. Condividendo certi passaggi renderemo più forte chi li pronuncia, ma anche chi li ascolterà da casa. Milly Carlucci difende Selvaggia Lucarelli. Si era molto parlato di una possibile rimozione di Selvaggia Lucarelli da questa edizione di Ballando con le Stelle, ma su questo la conduttrice è serena. Squadra che vince non si cambia, infatti, dice. Quello che nessuno racconta è che quando finisce un'edizione, nel ricominciare, dobbiamo sempre confrontarci con l'azienda che ci permette di andare in onda. Detto ciò, trovo che la giuria di Ballando sia la migliore in assoluto. Tra conflitti e frizioni, riesce sempre a trovare una sintesi perfetta, quindi. Squadra che vince, non si cambia. Trovare e mantenere l'equilibrio, dopo 4 ore di diretta e dopo 7 anni di seguito, non è affatto semplice. Inoltre, cosa non da poco. Molte giurie sono guidate da un phonak, l'auricolare collegato con la regia e gli autori, NDR, mentre la nostra no. Sono tutti a briglie sciolte, nel rispetto del pubblico e, neanche a dirlo, dei concorrenti. Smentisce la presenza di Sonia Bruganelli e Barbara D'Urso nel programma, infatti dice. Lei mi sta citando due donne che stimo moltissimo, ma le garantisco che, al momento, si tratta solamente di un mero gossip da social. Sui social si scrivono molte cose, che molto spesso non corrispondono a verità. Sulla polemica dell'arrivo di Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, dice. Ci rido su, certi titoli a quanto pare sono inevitabili, ma la verità è un'altra. Lorenzo è sicuramente un figlio di una star del mondo del porno, ma qui rappresenta soltanto se stesso. E di Rosanna Lambertucci e Simona Ventura dice. Due colleghe, due amiche, due combattenti, il fil rouge che lega queste due signore è il carattere, ma anche una certa resilienza. Saranno sicuramente un bel esempio per il pubblico da casa.